Per 8 giorni, dal 5 al 12 aprile, Bari, il Teatro Petruzzelli e altre 11 sale ospiteranno la quinta edizione del B-Fest, il Bari International Film Festival, che ospiterà film da tutto il mondo, film italiani e una retrospettiva dedicata a Gian Maria Volonté. Si comincerà sabato 5 a Petruzzelli con la proiezione in anteprima assoluta italiana di Noah con Russell Crowe, passando attraverso la proiezione di numerose opere prime di talenti emergenti provenienti da ogni parte del mondo, per arrivare a Gigolò per caso di John Turturro con Woody Allen. La parte italiana del festival vedrà protagonisti i migliori film dell'anno, poi ci sarà spazio per documentari e cortometraggi e 75 eventi fra proiezioni, mostre e incontri dedicati a Gian Maria Volonté. Un festival di livello internazionale ma low cost, costato poco più di 1 milione di euro. Le più importanti majors americane scelgono Bari, a dimostrazione del fatto che il B-Fest di Bari è riuscito ad attrarre film di qualità, registi, attori da ogni parte del mondo. Questo festival ha un cartellone che è sconvolgente per la quantità di eventi che accadranno e che faranno del festival una grande scuola di cinema, ma anche una grande occasione di ricchezza per la Puglia. Siamo partiti che avevamo il primo anno, erano 5 giorni, non 8, 25.000 spettatori, l'anno scorso sono stati, a marzo scorso, 70.000. Di più non possiamo andare quest'anno perché le sale non permettono, insomma, non ne possiamo allargare.